tutti ne parlano e i cambiamenti per realizzare il progetto iniziano a essere realtà. Dal doppio senso al senso unico in via marittima, dalle isole realizzate per le fermate, ai banner del comune. Scusate il disagio, stiamo costruendo una città sostenibile. E non stiamo parlando dei lavori del giubileo, ma del famoso BRT, Bus Rapid Transit, il fiore all'occhiello dell'amministrazione comunale. Il progetto entusiasma soprattutto i commercianti, come potete vedere, che hanno attaccato delle locandine davanti le loro attività. Ed entusiasma soprattutto il popolo ciociaro, che ha capito con esattezza il percorso che seguirà. Ma lei più o meno ha capito il progetto? Dove passerà il BRT? No, questo no. Dove passerà non lo so. Indipendentemente da dove passa, se funziona sicuramente è un'utilità per la città e per i cittadini. Penso che non sia buono, ma soprattutto per le attività. Allora, io credo che sia una cosa utile per Frosinone. Spero che se vada tutto a buon fine, questa cosa sia molto utile sia per noi studenti dell'università che per altre persone che devono viaggiare. Perfetto, ma ha capito esattamente dove passerà? Allora, il dove passerà no. Se passerà su questa strada che è molto trafficata sarà utile anche per noi. E dato che i dubbi c'ero pure io, che in queste lunghe settimane di insonnia ho provato a capire il percorso, ho fatto la scelta più giusta. Sono andato a parlare con il diretto interessato. Eccoci sindaco, volevamo sapere, ma qual è il percorso che seguirà il BRT? Allora guardate, noi abbiamo un percorso che è quello che abbiamo stabilito in fase progettuale all'inizio. Adesso il percorso lo stiamo rivedendo, stiamo studiando sotto il profilo politico, perché intendiamo servire dei quartieri che tra poco purtroppo potranno essere emarginati. Mi spiego meglio, parlo di dati. Le automobili non elettriche a combustibile fossile sono aumentate di prezzo del 38% negli ultimi 4 anni. C'è il serissimo rischio che tutti coloro che sono detentori, titolari di automobili Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 e anche Euro 5 tra qualche anno non potranno più utilizzare la propria macchina. Allora l'amministrazione pubblica che cosa deve fare? Deve servire questi quartieri. Allora ecco perché noi stiamo studiando un percorso nuovo del BRT che vada a servizio di questi quartieri. E quando più o meno si inaugurerà questa nuova opera? Guardi, noi abbiamo delle scadenze che sono quelle che ci derivano dai finanziamenti della Comunità Europea. Dobbiamo farlo entro il 2026. Bene, il BRT sembra essere realtà. Il nostro augurio è che possa essere accolto in modo positivo e che possa essere usato dai cittadini ciociari. Signori, non ci resta che aspettare. Noi sicuramente ci riaggiorneremo. Per ora è tutto. Dal vostro Peppe Manzo, una buona giornata.